favore, fai un rammendo, metti una toppa, fai qualcosa. Ma come fa a ridurlo così? Eppure la stoffa è buona, non è sciopata. È tutta colpa di mio marito, quello la notte ha le smanie. È tutto movimento, uno scatto dietro l'altro. Non è come me che sono bella, calma e tranquilla e come vado a letto mi sveglio nello stesso modo la mattina dopo. No, lui no, tutto agitato. Troppo vino, tuo marito beve troppo vino. E qualche volta, e quando beve si agita ancora di più e fa anche brutti sogni. Brutti sogni? Ma com'è possibile? Brutti sogni tutte le notti. Ma il bello lo sai cos'è? Che i sogni ultimamente li fa anche quando è sveglio. Stamattina, verso gli occhi e si è messo a discutere e a ragionare con un suo amico. Amico? E con chi parlava? Ma guarda, a dirti la verità, innanzitutto appena si è svegliato abbiamo fatto la nostra solita bella litigata perché quella lì non manca mai, normale. Poi io gli ho chiesto se voleva il caffè e lui ha iniziato a discutere, a ragionare con un certo Dante, ma con una serietà che io guardavo in giro dappertutto per vedere se Dante c'era davvero. E invece non c'era nessuno. E Peppino invece lo vedeva. Lo vedeva? Ma quello ci parlava, ragionava con lui. Ma tu sei proprio sicura che non ci fosse nessuno? Sì, non sono mica cieca, E cosa diceva questo Dante? Ma guarda, all'inizio a dirti la verità sembrava il suo migliore amico, Lo riempiva di belle parole. Poi all'improvviso ha cominciato a trattarlo peggio di un cane, a riempirlo di male parole. Io guarda, non ci capisco più niente, ma una cosa è certa, mio marito è pazzo. A me non sembra. Oh cara mia, la testa certo non aiuta. Lo vuoi un consiglio? Stanotte, appena inizia ad addestrarsi, dai un calcio negli stinchi e vedrai come si sistema subito. Cara mia, se i calci negli stinchi fossero monete da 5 lire, mio marito a quest'ora sarebbe milionario. Vorrei meglio che faccio la svelta a finire il ricamo di questa camicia, altrimenti dovremo rimandare il matrimonio di mia figlia Rosina con tuo figlio Arturo. No, no, per carità che Arturo non ne può proprio più di aspettare. E ha ragione, sono fidanzati da 5 anni. Ma... eccolo Arturo! Arturo, signora! Tutto affannato. Papà, ma scusa, ma se doveva essere fuori città per quel carico di vino alla cantina sociale? Oh, avrà cambiato idea, non lo so. Comunque, è entrato in bottega. Aveva una faccia stralunata. Mi si avvicina e mi dice: Arturo, posa quegli arnesi che non ti servono più. Io naturalmente pensavo che scherzasse e non gli ho dato retta, no? No, invece no. Sapete cosa è successo? Me li ha tolti dalle mani con la forza e me li ha buttati tutti quanti per terra. Sì, signore. E poi nonostante io sia più grande e grosso di lui, mi ha preso per un braccio e mi ha trascinato fuori dalla bottega. Il mio padrone era lì e ha visto tutto quanto, e allora ci corso dietro e gli dava: Giuseppe, Giuseppe, lascia stare tuo figlio che deve lavorare. E papà: mio figlio se lavora o non lavora, non sono affari che ti riguardano. Pensa piuttosto a tua moglie tu, che tutti sanno che è l'amante del farmacista. E tuo padrone? Mi ha licenziato il tronco. Ecco, adesso sì che siamo a posto. Quello, tuo padre, è sempre stata la rosina di questa famiglia. Ma questo niente, sono io Alberto. Oh, niente. Io Alberto. Ma siamo rimasti soli. Papà mi si avvicina e dice: Arturo, siamo diventati signori. Madonna. E lascialo parlare. Tuo padre, da 5 minuti, è venuto in possesso di 3 milioni. Sì, signore, 3 milioni. È pazzo, è pazzo, è pazzo! Oh, non esageriamo. No, è pazzo, tiratemi in fronte. Papà, non dire stupidaggini, su. E poi non dovevi andare a fare quel carico di vino. Allora lui mi si avvicina, mi guarda, entra negli occhi e mi dice: Arturo, tu sei più scemo di quel che credevo. Spa! Ho fatto una sberla sulla faccia.
ferite. Te l'ho detto, è pazzo, ma... Oh, dai, e basta. No, Tina, è una disgrazia, è pazzo, è pazzo. Ma cosa c'è di strano? Al suo padrone ha soltanto detto la verità. Perché il fatto della moglie del farmacista lo sanno tutti. Sì. E a lui ha dato una sberla. Ma sì, dai, non c'è niente di così straordinario. Ha ragione, Tina. Ma perché mi preoccupate tanto? Quello non è pazzo, io l'ho guardato bene. La testa, c'è al suo posto, eh. E tra i migliori come li spieghi? Questo fatto non me lo spiego. Non lo so, li avrò trovati per terra, per strada, non lo so. Sì, certo, Arturo, ma non dire sciocchezze. Sentite, comunque per me non è pazzo, eh. Allora, ubriaco. Oh, Pina, basta che non sia una messa in scena per non andare a lavorare. Perché la buon'anima di mio marito, quando non aveva voglia di far niente, parlava con i quadri appesi al muro. Sai, io quel tempo non capivo molto, insomma, non ero molto sveglia, se invece. Beh, cosa ho detto? No, no, niente. E avevo deciso di portarlo da uno specialista. Bonfischi! Sei chiaro? Allora! E invece faceva il pazzo per non andare a lavorare. E tu, scusa, da cosa l'hai capito? Perché quando faceva il pazzo rubava i soldi per andare all'osteria a bere qualche bicchiere di vino. Rubava i soldi? Gina, su, vai subito in camera mia e controlla che ci siano ancora quelle 50 lire nel comò. Subito, mamma. Sono ancora le camicie sotto nel cassetto. Sì, mamma. Mi sa che ha ragione Gina, quello è capace di fare il pazzo per non andare a lavorare. E se sono sparite le 50 lire non è pazzo. E lo vediamo anche tornare ubriaco. Oh, mamma, mamma, le 50 lire non ci sono. Visto? Mio marito ha imparato il trucco prima di morire. Dammi lo sciame, subito. E dove vai? Rimediato. E la faccio passare io la voglia a quello lì di fare il finto pazzo. Ti accompagno. Andiamo, andiamo. Ma eccolo! Papà! Ah, oh, meglio così! Meglio così! Per me non è ubriaco, e guardate bene! No, ha ragione Arturo! Se fosse ubriaco non camminerebbe così! Dritto, dritto. Oddio, a me tanto dritto, dritto non mi sembra, però... Buongiorno. Buonanotte. Buongiorno Peppino! Ah, siete tu Tina! Avete ricostituito il trio allora, eh? La Pina, la Tina, la Gina. Praticamente tre gioppini. Come stai? Bene, grazie, tu? Io? Vai, non vedi il tuo male. Ti devo vagliare, vai, io. Potrei vedere la terra da un momento all'altro. Questo vai sul serio? Sì, sì. Speriamo che passi, speriamo. Comunque se non passa io un rimedio ce l'ho sempre, mezzo litro di vino e tutto si sistema. Un altro mezzo litro vorrei dire. Quindi hai detto tutto, Ma io è meglio che me ne vado, va. Torno. Può darsi. Cerca di fare il possibile perché guarda non te ne pentirai, ci sono delle novità importantissime per tutta la famiglia, compresa la futura consuocera. Allora torno. E speriamo che ti sia passato... Che cosa deve essere passato? Il finto mal di testa che hai. Tontolona. Dunque, Arturo ti ha raccontato tutte le ultime novità? Certo, so tutto. Ti ho fatto licenziare. Bravo! Che sono milionario. Ah sì, sei milionario, bravo, bravo. Non sei contenta? Non ti viene un accidente? Tuo marito è milionario, tuo marito ha 3 milioni. Sei 50 anni. Madonna mia, ho le 50... Sì. Silenzio! Io sento correre, sì. No, presto, mamma mia, che spavento, io ho le dita dei piedi che mi tremano, sì, ho le gambe che tremano, non ci vedo più da un'orecchia, non ci sento più da un occhio, sono diventato presto. Ma papà, ti senti bene? Dice presto. Cosa
soldi. Tu, moglie, è inutile che fai quella faccia, sai, è inutile. Perché tuo marito ha 3 milioni. Tuo marito è milionario. Domandalo quanto gli chiedi. Ah, l'amico tuo, sì, quello di stamattina. Sì, perché l'amico vero è quello che ti dice sempre la verità. È come tutti quelli che stanno in paradiso. Non è falso e ipocrita come noi sulla terra. Loro dicono sempre la verità. Sempre la verità. Perché ti arrabbi così, papà? No, perché vedi, a volte gli amici sono troppo sinceri. Troppo sinceri, troppo. Ma tu guarda che in che condizione ti hai messo. Ma scusa se mi permetto, scusami se parlo con te. Veramente io sono in una posizione stranissima perché io non so più chi piangere. Ma pure se ridere, perché vedi, se rido mi viene da piangere. E se piango, gli è da ridere. Sei stato proprio spietato, guarda. Ma papà, cosa c'è? Ma io voglio sapere da te cosa c'è. Sta tranquillo, guarda che è una grande fortuna quella che ci è capitata. Non capita mica tutti i giorni di vincere 3 milioni, Pina, Gina, aia, portami il vino. Sì, papà. Ma dove vai? Ma non lo vedi, già ubriaco. Portami il vino. Ma la mamma... Quando il sottoscritto che fino a prova contraria al capo di casa ti dice di fare una cosa, non c'è sema che tenga. Vai. Corri. Vai. Giuseppe. Stai zitto. Io sto zitto. Sì, tu stai zitto. Io parlo quando mi pare e piace. No, tu parli soltanto quando lo dico io, va bene? Oh, adesso si parla quando lo dice lui. Come in caserma. Esattamente, come in caserma. Ah, attenti. Riposa. Vuoi parlare a te soltanto quando lo dico io. Attenti! Riposo, voi dovete obbedire a Bacchetta! Attenti! Riposo! Ma è impazzito su sé? Impazzito? Chi ha detto impazzito? Chi ha detto? È stato Arturo! No, stavo parlando del tempo. Sì. Marzo, pazzerello, scende il sole. Se siamo ancora a febbraio. No, se siamo ancora a febbraio. Sì, tu perché mi dio. La tua voce ce l'ho stampata qui in mezzo al cervello. Ah, moglie. Perché io non sono pazzo. Io sono neanche ubriaco. Solo, sì, un po' sconvolto per la grande fortuna che abbiamo avuto, ma pazzo no. E guarda, è neanche cretino, sai. Però sì, cretino lo sono stato, ma per un giorno solo però. Quando ti ho sposato, sì. Dove vai? Hai paura, eh? No. Vedi che hai paura, perché se non avessi paura, almeno mi avresti chiesto cosa ho fatto delle 50 lire che ti ho rubato. Allora non sei pazzo, allora te lo ricordo. Madonna mia, tenetemi! Ho un cappello per diavolo. No, papà, senti, non sei obbligato a rispondere, poi ci dice un diavolo per capello. Cos'è? No, tu rispondi, perché sennò adesso la pazza la faccio io. Cosa ne hai fatto delle 50 lire? Le ho spese. Tutte quante! E se invece di 50 fossero stati 100, li avrei spesi tutti e 100, va bene? Imbroglione e gangero! E se invece di 100 fossero stati 1000, li avrei spesi tutti e 1000. Adesso avanti, chiamami ancora imbroglione e gangero, avanti! Imbroglione e gangero! Basta! Detto che non è giusto, quella tavola si deve godere tutti i soldi che io le lascio, ma non è detto l'ultima parola, l'ultima parola la do io fra 8 mesi, se Dante ha detto la verità, perché può anche darsi che abbia scherzato, si sa come sono questi poeti, sono dei giochi del loro. Un po' sapremo la verità. Se i 3 milioni sfumano, Dante ha scherzato. Se invece, allora. Sì, è fuori.
Bernardo, non capisco perché. Vieni, papà. Grazie, Gina. Non tremare, non tremare. Questa è una delle ultime volte che serve tuo padre, lo sai? Sì, 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 papà. Per qualche giorno avremo camerieri, maggiordomi. Sì, per te, vestiti, cappelli, sì. Potete spendere tutto quello che volevo. La villeggiatura, sì, mi potrai montare nella Val di Nonne. Poi al mare, sì, sì. Farò fare i bagni al mare. Io non sono pazzo, Sarete tutti felici, va bene? Anche no! Io non sono mai felice. Io... Adesso ricomincio un'altra volta con questa storia. Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Niente, parlavo con Arturo di quelle 50 lire, ma perché io volevo comprargli dei fazzoletti e dei calzini. Ah sì, invece io li ho spesi per qualcosa di molto più sostanzioso, va bene? Certo, certo, perché tu sei bravo. Certo, sì. E sentiamo, cosa hai comprato? 3 milioni ho comprato, 3 milioni. Ah, 3 milioni, sì, 3 milioni. E dov'è che li hai comprati? Dal governo li ho comprati, va bene? Sì. Dal governo li ha comprati. E il governo adesso vende i milioni. A te per giunta! L'ho giocati al lotto! 50 lire su 4 numeri! Lo vedete che se gli diamo letto diventiamo pazzi pure noi! Ma voi non sapete niente! Io stanotte ho sognato che camminavo fra le nuvole, capito? Ma perché non sei rimasto là tra le nuvole? Ma tu pensate, sei aria! Non vi spiego, stavo camminando appunto tra le nuvole quando a un certo punto mi è venuto incontro un uomo alto, magro, con un cappello rosso sulle spalle. E chi era? Amico tuo, Dante Alighieri, sai quello di stamattina. Ma abbiamo stabilito che tu sei aria e l'aria non parla. Comunque io non l'ho riconosciuto subito perché era abbastanza sciupato, magro, pallido. Si vede che è morto da tanto tempo, si vedeva, esatto. Un po', Peppino. Come mai da queste parti? Come mai da queste parti? Dante, sapete, ho detto faccio 4 passi e esco perché a casa mia non si poteva stare, e soprattutto in camera mia, è un inferno in camera mia. Allora, sono uscito ed eccomi qui. Bravo, bravo Peppino, accomodati. Accomodati, quando mi accomodo le nuvole, mi siedo, sprofondo. Allora lui... Così, un naso grifagno, divano, poltrone, bellissimo, io mi sono seduto, dondolavo anche un po'. Quello è mio! E allora lui mi ha detto, io volevo proprio ringraziarti, sono proprio contento di fare la tua conoscenza, quando tanto tempo che ti volevo conoscere. Qualche giorno fa, io sono stato a casa tua e ho visto la mia effigie. La mia effigie! Ma quello, il busto! Ah, la stanza! E ho dovuto chiedere anch'io perché non conoscevo questo termine. E tu vedi, tu mi hai saputo valorizzare, non come tanti altri, me l'ha detto proprio con quel naso, che faglio, no? Che mi hanno venduto, mi hanno buttato via. Non ho potuto dirgli che io non sono riuscito a vendere questo. E invece tu no, tu mi hai saputo valorizzare. E io ti voglio ricompensare. Guarda laggiù. Da che ti vedo? Ma una festa bellissima, paradisiaca. Cielo e terra che si uniscono. Angioletti che girano. E poi fuori dall'ufficio. Bellissimi, di tutti i colori, rossi, verdi, gialli, blu. E poi di Bengala, la pioggia di Bengala che faceva una pioggia d'oro che cadendo sul muro hanno scritto il mio nome. Giuseppe Brambilla. E sotto 4 numeri. Peppino, guarda il destino, che grande fortuna che ti ha riservato. Giocati quei 4 numeri e sarai ricco. Giocateli, e con che cosa me li giocano? Dal becco di un quattrino. Non preoccuparti, Peppino. Vai nel comodo, e prendi le 50
50 lire che sono sotto le camicie. Ma scusa, ma cosa ha fatto quella lì? È venuta a casa mia a fare lo spiro. Ma che ne so? Basta che quando è venuto per il gusto avrà fatto anche un giro in camera nostra. Per banco. E allora io gli ho chiesto, ma siamo proprio sicuri che poi escono quei quattro numeri? Perché altrimenti mia moglie mi manda subito a farti compagnia. Questo è sicuro. E allora lui, gli ho chiesto appunto che cosa volevano dire quei quattro numeri sotto il mio nome. Ti ho offeso. Ma come ti permetti? Non immaginate? Tu non sai quale cosa ti ha chiesto. Tu proprio non immagini neanche. Mi ha preso per mano e mi ha detto, Peppino, rassegnati. Mi ha lasciato ed è scappato. A quel punto la festa si è trasformata in una tempesta, nuvole nere, grigie, acqua. Io che diventavo sempre più piccolo, lui che scappa. Tanto, aspetta, dimmi che cosa vogliono dire quei quattro numeri sotto il mio nome. Dimmelo, per favore. Oh, stai lì, altrimenti ti faccio diventare piccolo. E io dietro, tutto bagnato. Dante, ti prego, dimmi che cosa vogliono dire quei quattro numeri sotto il tuo nome. Dimmelo, Dante. Mi sembrate imbalsamati, ma cos'è successo? Cos'è successo? È successo che questo imbroglione gacchero si è giocato 50 lire all'otto. 50 lire? È fatto ambo, terra o quaderna? La terra secca. Ah, sono questi 3 milioni che diceva Arturo. Certo, ce li dà il governo. Venite con me. Adesso, mi mettete qua alla porta. E quando vedete venire Annina, vi chiamate, perché gli ho detto di portarvi i numeri con l'ispezione. Annina. Sì, Annina, mi raccomando. E che numero hai giocato? 8, 13, 52 e 90. Beh, non sono male, può darsi anche che vinci. Sai, gli ha dati tanti alieni, l'amico suo, quello di stamattina. Guarda che tanto mi ha sempre dato la verità, sai. Figurati che tempo fa, sempre in sogno, mi aveva detto che dopo qualche giorno avrei avuto una gran fortuna. Infatti, 3 giorni dopo, è morto il prete che mi ha sposato con mia moglie. Papà, sta arrivando Annina. Ma cosa sta fermo? Cosa sta ferma? Non vedo molto bene. Ma com'è, allegra? Ma corre, sta ferma! Corre, vinco, mi voglio una sedia, voglio una sedia! No, si è fermata! Voglio una sedia, voglio una sedia! Tutti vedi! Gli sta facendo vedere un pezzo di carta! Ma com'è, bianca? Ma qual è il pezzo di carta che gli ho dato io per scrivere i numeri delle stazioni? Madonna mia! Ma che fa adesso? Che sta facendo? Sto gesticolando come una pazza! Ma corre! Si è fermata contro il ghiere, sì. Sto facendo vedere il solito pezzo di carta. Annina, vieni. Ha vinto. Davvero? Tutti e quattro, eccoli. Allora, 8, 13, 52, 90. Ma no, ti vedo. 3 milioni, papà, vinto! Annina, tu sei proprio sicura? Ma state scherzando? Mi hanno dati direttamente Luigi, il gestore del botteghino. Papà, vieni! Papà, è svenuto! A tu, adesso, vai a prendere l'aceto! Su, dai! Dopo il tuo compleanno, tu avrai 3 mesi di vita, ma se in questo periodo
la tua famiglia ti fa mangiare del pesce fresco, tu muori subito immediatamente, quindi qui dentro, se volete farmi campare ancora un po', niente pesce. E rassegnatevi. Tra 8 mesi farete il mio funerale. Sì. Ma Peppino, ma cosa vuoi che sia? È una cosa da niente. Non mi fanno anche un piacere. Giovanni, stai attento che se si spegne il lumino, la signora ti caccia immediatamente. Per forza, questo è l'angelo tutelare, come dice la padrona. Il lumino deve sempre stare acceso. Hanno ragione loro. Signora? È entrato il padrone? Non ancora, signora. E la signorina? È uscita, credo sia andata al tennis. A piedi? O con la nostra automobile Alfa e Romeo decappotta tutta? Permette? Decappottata. A piedi, signora. E sola? O accompagnata da un signorino straniero d'oltreoceano Atlantico? No, sola, signora. Bene, bene, potete ritiratevi. Permette di nuovo? Dimmi quali. Forse intendeva dire ritirarti. Oh, grazie, se non avessi te. Prego, prego. Ah, scusate, tenete pronto il tè. Non si sa mai. Giovanni, Giovanni, sta arrivando il padrone. Hai perso qualcosa? No, signore, esprimevo solo il mio più profondo rispetto. Ma esprimere in modo meno profondo questo rispetto. Fallo alla buona, come ti ha fatto tua mamma. Ma io dico, ma tu fai sempre lo spiritoso e a me saldrò i nervi. Ma dimmi una cosa, ma tu sei venuto da solo o ti ci hanno mandato a prendermi in giro? Un caldo tremendo oggi, non si respira. Ma che ha fiato? Permette, signore. Cosa c'è? Il cappello. Certo che sei un bel tipo. L'ho comprato ieri questo cappello e dovrei già darlo a te. Ma signore, non avete capito? Per forza, perché tu parli in una maniera troppo difficile. Cosa vuoi? Siccome entrando avete detto che avevate caldo, orbene toglietevi il cappello. Cos'hai detto? Orbene toglietevi il cappello. Orbene! Senti Giovanni, me lo fai un favore? Dica, signor padrone. Quando ragioni con me, la lingua non metterla in lavanderia. Giuseppe! Oh. Ma c'è anche il nostro mobile consorte, la nostra aria, anche se non è più aria, aria malsana, malaria. Capito? Nelle case sono sempre servito prima di avere l'onore e il piacere di entrare qui e si parlava la lingua italiana. Ah, invece io cosa parlo, il turco, l'aramaico, lo stravato? Non dico questo. Per tua informazione, caro Giovanni, io sono più italiano di tutti gli italiani di Italia. Quelli che parlano come fai tu e la mia nobile consorte. Sono dei pidocchi salati, hai capito? Giuseppe! Oh! Cosa ho detto di così strano, di così offensivo? Zabettina, bella, rispondi tu. Tanto per cominciare ti proibisco di chiamare la mia cameriera personale con questo nome così vogliate. La mia cameriera personale! Perché scusa, come ti chiamavano nel caso dove servivi prima? Sapete, signore, perché da piccola parlavo sempre solo io. E dimmi, ti dispiace se ti chiamo in questa maniera così volgare? No, signore, mi fa piacere, mi sembra di essere ancora a casa mia. Prego, prego, ritiratevi. Abbiate pazienza, mi dispiace Giovanni, abbiate pazienza. Signora, per così poco. Ce ne vuole veramente. Questo è proprio il bambino.
bandito questo cameriere. Dovresti dargli una multa per ogni volta che ti fa l'inchino. Saresti ricchissima. Senti, ho deciso di farmi passare per lo zimbello di tutti. Guarda. Non ti credere, perché guarda che se ridono alle mie spalle, alle tue ridono di più. Io di costoro me ne frego, chiaro? In che modi barba che interrubati. Interrubati. Sono tutti scandalizzi se io dico me ne frego. No, Peppino, il fatto è che tu non puoi capire che non siamo più quelli di una volta. Infatti siamo diventati quelli di un'altra volta, lo sai? Peppino, tu continui a respingere tutto quello che potrebbe farti sembrare un gentiluomo puro sangue. Puro sangue, sono un cavallo. Non ti senti parlare. Ma tu parli in una maniera che bisognerebbe istituire un premio, sì, ma certo. Che ti fa la pernacchia più forte. Guarda che io parlo semplicemente come si conviene a una gentil donna della mia casta e della mia condizione. Ascoltami bene, Pina. Io, la figura del pagliaccio, non la faccio, no. E perché? Perché secondo te io farei la figura del pagliaccio. Ah no, cos'hai capito? Ah ecco, perché guarda che ogni limite ha la sua ragione. No, tu non la fai la figura del pagliaccio. Tu sei un pagliaccio, anzi sei la controfigura del pagliaccio, capito? E tu lo sai cosa sono? Sei un ladro, un lattomano, un vile piedi, ignorante e senza cuore! Senza cuore! Perché voi invece sareste delle persone di cuore qua dentro, Vi siete sistemati tutti con questa faccenda, sì, tu per prima. La faraona! Ma la cameriera personale e il cameriere che gli fa pulire il reverente. Ma c'è tua figlia! La faraoncella! Tra poco si sposa l'americano e si sistema, qua c'è tuo figlio! Sì, Arturo! Quello è diventato un grande imprenditore! Cosa mi ha detto? Che ha aperto una sass! Saluta mia sorella! E poi l'ha trasformata in una SPA! Salutami pure a mamma, te! Tra poco si sposa la Rosina e si sistema pure lui. A te, Pina, sfugge un particolare importantissimo, sai? Si sfugge proprio! Sì, quale? Sì, che io sono gli sgoccioli! Abbiamo festeggiato sì o no il mio compleanno? Sì, allora. E Dante? Che cosa aveva detto Dante? Che 90 giorni dopo il mio compleanno io sarei morto, quindi veramente fra 60 giorni voi mi portate al Campo Santo e sistemate pure bene. No, quella è la fissazione. Ah, la fissazione! Sì, una fissazione! Ed è una fissazione anche quando io ti dissi che ero diventato milionario, vero? Ti ricordo che allora tu mi dissi che ero dietro a pazzo. Ero pazzo secondo te. No, Peppino, guardati, ma godi di ottima salute. Mangi anche tanto. Dormi. Vai anche di corpo. Oggi sto bene, sì, ma domani chi lo sa, domani chi lo sa. Pino, tu campi 100 anni, no. Tu vedi morire tutti quanti gli altri. Forse per me, guarda, ma vai proprio niente in contrario, ma un anno fa, uno che aveva fatto il sogno. Dopo 3 mesi è morto, proprio come aveva detto sua madre in sogno. Cosa vuol dire? Probabilmente quello lì era malato. No, stava benissimo. Uno che sta benissimo e come mai è morto? Ecco, come mai è morto? Come mai è morto? Questa è una delle solite sciocchezze che si dicono quando uno muore. Che sono 3 le cose che si chiedono quando uno muore. Di che cosa è morto? Che malattia aveva e quanti anni aveva? Non si dice per un interesse verso quel poveretto, ma per curiosità personale. Di che cosa è morto? E se succedesse anche a me? Che malattia aveva? Se adesso anch'io con la stessa malattia? Quanti anni aveva? Se fosse della mia classe, se fosse un mio coetaneo? Pina, la vera malattia è la morte. Quella chi te la guarisce? Ti viene un accidente e ti saluto. Nel mio caso è il contrario, prima ti saluto e poi mi viene un accidente. Me lo sono sognato anche stanotte. Che cosa? Che ero morto. Benissimo! Ecco, per forza, vedi, perché tu non vedi l'ora che io me ne vado. Tu, aria malsana, malsana, malanna.
Ah, guarda che io faccio scomparire. Pensai che gli vado così, zitto, zitto, fra due mesi ne parliamo, guarda. Cos'hai capito? Intendevo dire che visto che c'hai questa fissa che devi morire, se te lo sei sognato ancora stanotte, adesso ti tireva più dalla testa. Benissimo, bene, ma sulla bella pezza, colorata lì, sono spero che l'avevi fatto, ma guarda che io... Le cose che ho deciso non le cambio assolutamente, hai capito? Non le cambio assolutamente! Senti, guarda, facciamo una cosa. Io mi ritiro sdegnata nelle mie stanze perché non ti sopporto più, sono stanca. Ma dove ti ritiri? Dove ti ritiri, te? Ascolta, devo raccontarti il sogno di stanotte. Sentiamo questo. Era morto. Benissimo. Ero sdraiato, avevo tutte le candele accese attorno a me. Alla mia sinistra, dalla parte del cuore, c'erano i figli. Alla mia destra, dalla parte del portafoglio, c'erano i figli. Ai piedi, la servitù. Figli camerieri piangevano di rotta. E io cosa facevo? No, tu non piangevi. No, no, tu ridevi, come stai facendo adesso, sì. Ah, però eri tutta vestita di nero anche tu, eh? Sì, sì. Ma certo! Scusa, ma nella nostra condizione il lutto bisogna portarlo subito, se no poi la gente parla. Adesso per questo mi vorrei mettere sul banco degli amputati. Magari ti metto sul banco degli amputati! A un certo punto è entrato in notaio per leggere il testamento. Quello ti ha visto ridere. E l'hai messo un po' in difficoltà perché non sapevo se farti complimenti o le condoglianze. Però lui ti ha invitato ad accomodarti alla tavola da pranzo. Ma tu sei stata la prima, Subito, sempre ridendo, Sì. Allora, attento, Peppe, bambina, lascia, E alla fine, sai cosa è successo? No, non lo so cosa è successo. Non lo sai? No, non lo so. I figli e i camerieri hanno cominciato a divertirsi, a ridere, a festeggiare, sì. Sì, e tu? E io? Tu? E io cosa? Ha cominciato a piangere, a disperarti, va bene? A piangere, a disperarti, pagliaccio! Non ti sopporto più! Oh, non ti sopporto più! Non ti lascio! Mi ritiro nelle mie spalle! Guarda, non ti lascio un soldo! E ricordati cosa hai detto! Un soldo! Ricordatelo che hai una salute di ferro! Purtroppo! Pagliaccio! Non ti lascio una lira! È giusto, Lei felice e io no, e per me. E anche tu, non pensare di cavartela così perché io illumino, te lo spiego. Certo che sarebbe bello. Prima lei e poi io. No, meglio prima io perché altrimenti me la trovo dall'altra parte che mi aspetta. Ma tu resti al buio, hai capito? Giovanni, avverti pure la mamma che siamo tornati. Subito, signorina. Giovanni, avverti la signora più tardi. Ma la signorina? Ah, no, Giovanni, avvertila pure più tardi. Bene, signorina. Finalmente io volere. Io voglio. Io voglio. Voglio restare ancora un po' con te. Ma Jack, è da più di un'ora che siamo assieme. Un'ora? Poco? E poi fuori con tanta affollazione di gente. Vie della città essere molto belle, ma troppa gente. E poi quando finalmente rimasti soli, visto tuo papà con macchina. E la tua faccia è diventata bianca come la carta. Bianca come carta? Ti sei preso paura, No, no, io non ho paura per me. Io ho paura per te. Io sapere che papà italiano essere molto severi con i suoi ragazzi. Ma mio papà è tanto buono e poi non ci ha visto. Yes, sua macchina correva come lepro. Lepre. Sì. Lepre. Se tuo papà è buono come tua mamma, io essere l'uomo più felice di terremoto. Terremoto? Yes. Terramento? Ah, della terra! Yes! Gina, io non so come dire. Ah, sì. Vuoi tu? Sì. Marry me? Marry? Chi è questa Mary? No, Mary! Mary! Mary!
Gina. D'accordo. Vuoi tu essere mia moglie? Sì! Sì? Sì. Yes! Heaven. And to reach the highest peak, why it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my heart to run to you. Don't stop watching, you can be heaven. I'm in a heaven, and my heart is mangiare voi. Come va? Un poco di emicrania qui in testa, ma passerà. Prego, accomodiamoci. Mi dica, signor Jack, come vanno le elezioni? Io non essere mamma, contatto. Forse tu intendevi le lezioni, vero? Vabbè, insomma, come vanno le elezioni? Molto bene, io sparavo. Io spero di parlare correttamente vostra lingua molto presto. Gradito una canzone. Yes, grazie. Dai, fai una sonata in cameriere. Sì, mamma. Gina, tu essere musicista, tu conosci le sonate di Beethoven. Mamma, no, cioè, la mamma intendeva. Usa il campanellino per chiamare il cameriere. Subito, mamma. Il babbo, dov'è? Nel suo studio, da lasciarlo là. Noi avremmo visto lui fuori, insomma, che accorreva come lepre. Lepre? No, se sono due si dice lepre, se è una sola. Giovanni, subito. Mio marito è molto coraggioso, signor Jack. È addirittura più coraggioso di Orlando. Oh, chi è essere Orlando? Ma non lo conoscete? E nessuno mi ha presentato a lui. Ma ormai è morto. Oh, povero Orlando. Ma no, Jack, è un personaggio dell'Ariosto. Morto Ariosto! Ma no, Jack. Grazie, Giovanni. È sempre così efficiente. Oh, grazie. E signor Jack, vi tratterete molto in città? Lascerò il vostro paese solamente dopo avvenimento molto importante. Avvenimento? Oh, yes. E di quale avvenimento si tratta? Non posso svelare adesso il mio piccolo segreto. Segreto? Neanche una sorpresa. No, è un segreto. No, ma di che segreto? Segreto. No. Segreto. Passate giorni per noi al castigo. Sì. Papà, ti presento il signor
americano. Sì. Sì. Molto felice di fare la sua conoscenza. Siete già. Assettate! Io non capire. Metti questo sopra quella. Questo sopra quella. Oh, capito, capito. Settes Gio. Bravo. Non va bene, metto io, sono di passaggio. Ah, passaggio? Sì, l'andonese parto. Oh, e addoiate. Due mesi parto. Due che te ve? Ma questo è inglese? Sì, ma gli ho fatto imparare un po' di dialetto italiano. Ah, vado lontano, molto lontano. Cosa? America? Non è sincero, no, io parto per conto mio, io... Dove mi pare piace, malaria. Cosa? Potresti fermarti un po' in nostra compagnia a degustare una tazza di tè? A degustare? Tu sai che io il tè lo degusto soltanto quando ho il mal di pancia. Non c'è bisogno di trattarlo in questo modo, mi sembra molto scortese. Mamma, per favore, puoi dare una tazza di tè anche al babbo? Fermo! Altrimenti il babbo te lo sbava in testa e ti fa fare una bella doccia di tè su quella parrucca che hai, guarda. Senti, guarda, io con un maleducato del genere non voglio proprio averci a che fare. Scusami, ma papà, poco fa mi abbiamo visto il cielo, sì. Volevamo fermarti, ma tu correvi come il vento. Sì, andavo di fretta, guarda. Mamma, il signor Jack se ne va. Ma come andate già via? Oh, non preoccupatevi. Tornerò molto presto. E io non vedo l'ora di rivedervi. Arrivederci. 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 Signore. Arrivederci. Arrivederci. Jack. Questa storia è ancora per molto. 60 giorni, va bene? È insopportabile. Sì, insopportabile. Papà, io davvero non ti capisco, Almeno due parole gentili delle potere pur dire che diavolo, Oh! Ma da quando in qua uno passa gli ultimi giorni della sua vita a fare i complimenti alla gente? Ma lo volete sapere e capire o no che io sono un condannato a morte? Anzi, peggio, perché un condannato a morte mi fanno la pelle dopo 24 ore. Io muoio invece 8 mesi dopo la sentenza. Io non so che cosa mi tenga ancora in vita, guarda. Fermati, non toccare quell'uomo. E va bene. Hai ragione tu! Certo che hai ragione io! Malaria! Sentite, non sono aristocratica come voi e va bene, però potevate mandarmi un'automobile alla stazione! Hai ragione, cara Massina, cosa vuoi? Avevamo ospiti e ci stavamo intrattenendo! Ti chiedo scusa, ma accomodati, dai, sarai strano, Daniele! Come stai, cara? Bene, grazie. E Arturo? Arturo è la sua ferratura e cavalli S.P.A. Ma come? Sapeva che oggi sarebbe arrivata la sua futura suocera? Siamo sicuri che non ci sia qualche altra ragazza? E poi, dimmi, ora che siete diventati ricchi, hai forse cambiato idea sul matrimonio di Arturo e Lucia? Ma no, ma cosa dici? Noi siamo felicissimi che Arturo impalmi la tua cara Rosina. Impalmi? Sì, insomma, che sposi Rosina. Certo che tu adesso parli in un modo. Cosa vuoi, sai, noi ormai frequentiamo gente di un certo livello. Sai, a proposito, quando penso a Rosina e Arturo, mi viene sempre in mente Giulietta e Romero. Sì, sai, quelli... I Shakespeare! Lo conosci, no? Sì, Shakespeare, no? È solo che poverini, loro non potevano sposarsi per colpa delle loro famiglie. Gli agnolotti caffetti. No, però per noi non è così. No, no, noi siamo contentissimi. Certo, certo. Gina, dimmi un po', e tu come va? Ah, bene, bene. E il ragazzo l'hai trovato?
No, ma sono tutti ciechi questi ragazzi. Guarda, saranno ciechi ragazzi italiani, ma posso assicurarti che quegli stranieri ci vedono benissimo. E chi è? Sai, noi andiamo sempre in cielo. Tanti possibili, speriamo. Vabbè, insomma, se dobbiamo uscire sarà meglio che piaci. Fai un colpo di telefonata da giù. Subito, mamma. E dimmi un po', tuo marito come sta? Mio marito non me lo nominare, per favore, che con quella fissa che deve morire ci sta rovinando l'esistenza a tutti quanti. È perfino diventato cattivo. Ancora. Guarda, ma è arrivata la bellezza, è arrivata. Si è ricostituito il trio un'altra volta, la Pina, la Tina, la Gina, la pianta grande, la Tontolone e la Giuliva. Buonasera, Martino. Come stai? Bene, grazie. Tu? Male, malissimo. Ma tu non ci devi pensare, devi stare allegro. L'allegria fa buon sangue e fa campare a lungo. E allora tu canti come un pappagallo. Anche tu. Io non mi sbaglio mai, le cose le indovino sempre. Sono come Dante. Allora vai, andiamo tu che Dante. Ma lo vedi un po' allegro? Sì, ma che per forza, ma che schifezza di famiglia! Ma proprio vero che i parenti sono pure scarpe, più sono stretti che ci fanno male! Ti devo dare una bellissima notizia. Questo è che ho concluso un affarone di bellissimo ordine. Questa nuova fornitura, pensate, ci farà guadagnare soldi a gogo. L'ho sempre detto io che tu sei un ragazzo intelligente. Tu meriteresti la copertina del team come uomo dell'anno. Mancherò 10 mesi alla fine dell'anno e quando chiuderò il bilancio tu non ti dovrai mettere le mani nei capelli. Lo so, io le mani non me le metto da nessuna parte. Lo sai, no? Devi morire, quindi alla fine dell'anno lui non ci sarà più e le mani non se le deve mettere da nessuna parte, è semplice. Papà, quanto sei scemo! Opere di carità. Dai su, ha fatto solo opere di carità, ma cosa c'è di male? Andiamo che si fa tardi.
l'eredità di tal. Guarda che io poi scema, scema non sono. Mamma. Non si esce più qua. Io lo sapevo. Non li ho affessi come i pensieri. Li ho dati a chi ne aveva bisogno, a persone malate, ho comprato delle medicine, va bene? Va bene, ho fatto l'elemosina, ho fatto opere di carità. Questo è il mio destino. E tu? Tu per fare opere di carità privi i tuoi figli di mezzo milione? Ma questo è enorme! No, questo non è enorme! È enorme quello che io ancora devo regalare! Tu non puoi neanche immaginare che cosa io devo ancora fare prima di fare il mio ultimo viaggio! Ma guardate se possiamo stare qui ad ascoltare un mentecatto del genere che ci manda in rovina! Stavolta mamma ha ragione, dico mamma ha ragione! Ma chi ha ragione? Voi non sapete niente, io 15 giorni fa ho fatto un sogno! Allora, un sogno! Ho sognato un ciccio, il calzolaio, non ve lo ricordate, non è morto già da tanto tempo, quindi il paradiso se ne intende, è esperto! E allora lui mi ha detto, oh, Peppino! Ho saputo che fra poco sarai dei nostri. Qui sono già usciti i manifesti. Prossimamente Giuseppe Brambilla. Beh, allora se sono dei vostri vuol dire che vengo in paradiso. Bisogna vedere se sei degno. Devi fare l'esame. E allora io mi sono messo a raccontargli qualche peccatuccio di gioventù. Hai peccato. Adesso si fa l'esame di coscienza. Adesso piuttosto capisco perché mi lasciavi la domenica a casa da sola. Senta, quelli sono peccati di prima del matrimonio. Sì. Allora, io mi so... Lui mi ha detto, Peppino, qui onestamente tu sei messo malissimo. Vedi di impegnarti, di fare di tutto per salvarti l'anima, perché altrimenti tu finisci dritto, dritto da Belzebù. Quindi io non transito. Mi resta pochissimo tempo per preparare l'esame, sperando di andare in paradiso magari con una spintarella. E quindi, sia chiaro, io spendo qualsiasi cifra per salvarmi l'anima, va bene? E secondo te io sto qua, bella, tranquilla, a guardare tu che spacchi tutto il patrimonio per salvarti l'anima. Certo, certo. Calma, ma io sono calma, io sono calmissima. Tanto guarda, io ce l'ho una bella risoluzione per questo problema. Ma come parli? Ma quale risoluzione? Ma ti senti parlare? Ti ricordi come ti senti parlare? La risoluzione che devi adottare una buona madre di famiglia per tutelare l'interesse dei tuoi figli. Io ti faccio interdire, io vado dall'avvocato. Sei pazza, te lo ripeto, malaria è pazza. Quello lo dice, ma non lo fa. Io lo faccio e come? Vado dall'avvocato. Ma guardate questa, ma guardate questa. Non mi permette neanche di salvarmi l'anima. Mi vuol far morire dannato. Tu vuoi andare dall'avvocato? Certo che vado. Andiamo dall'avvocato. Intanto prima che tu ci vada, qui faccio un pandemonio. Ma qui fai tu vuoi la guerra? Certo che vuoi la guerra. Facciamo una guerra. Facciamo come i bianchi, i neri, quei guelfi e i ghibellini. Intanto voi fate ancora qui sparire tutti. Oh, l'ho detto presto, tanti alighieri. No, no, questo lo dico io. Lo dico io. Avete paura, eh? Avete paura, Permesso. Prego accettare il piccolo regalo. Pesce fresco. Senti, mettiamo subito le cose in chiaro. Quando papà non ci sarà più, sarò io a seguire tutte le pratiche per la successione, per così in questo caso non sei il parente. No, cugina, ma puoi lasciare giusto in mano questo tanti senti? Arturo, qui bisogna essere corretti, eh? Adesso io voglio sapere quanto c'è in banca e cosa c'è da dividere. Senti, sì. Carina mia, tu non lo sai quante camicie ho sudato io per tenere in ordine tutti i conti e poi... Io sono un maschio. Oh, ma che maschio è maschio? E smettila di fare l'uomo d'affari, sai? Io voglio i miei diritti e anche la casa al mare che il padre ha comprato il mese scorso. Ma quale casa al mare? Ma quale casa al mare? Papà ha sempre detto che la casa al mare sarebbe stata mia. Quindi se vuoi ti puoi accontentare di quella in campagna che non se ne parli più. Ma che mani sono queste adesso? Adesso io prenderò un buonissimo avvocato che mette a posto lui le cose, sì. Avvocato, sì. Ma quando sei... Io sono molto più contento.
sai, già perché io l'avvocato ce l'ho qua, sai, con tutte le aziende che ho da seguire, devo avere sempre pronto l'avvocato per assistenza legale, ma carina mia. Ma adesso vedremo il testamento. Oh, quel testamento, su, smettila. Ma se posso dire una cosa anch'io? Stai zitto tu, verde di carciofo. Guarda, i ragazzi devono metterselo bene in testa, che a questo momento voglio capirci qualcosa anch'io, e non possono gestire loro tutto il patrimonio di famiglia, assolutamente non se ne parla. Innanzitutto io ho questo grande desiderio di trasferirmi in quella casa, in quella bella palazzina di via Garibaldi a 5 piani, hai presente? Sì. E non pensi di potermi ospitare in qualche appartamento? Oh, ma certo, oh, di quello spazio scegli pure quello che vuoi. Tanto guarda, c'è una vista stupenda, sia a ponente che a levante. Ci sono dei bagni meravigliosi e io nel mio appartamento ho un sogno da realizzare. Voglio una stanza da letto tutta in stile rococò. È proprio come un sogno. Sì, un sogno che sia vera. Un sogno! Ma perché non sei rimasto a letto? Non voglio stare qua, so che male le gambe.
letto. Questa è una paralisi normale. Ma perché non essere rimasto nel letto? E qui c'è più aria qua. Non sentite che c'è più aria? Sì. Questo perché ride? Scusate, ma non ne posso fare a meno. E poi è anche il nervosismo. Senti, Assunta, io me ne vado. Come te ne vai? Che mi lasci da solo in questo momento? Così. Non ne posso più di questa famiglia. Sono ridicoli. Anzi, siete ridicoli. Signori, i miei rispetti. Signore, stia bene, mi raccomando. Ma vieni questo. Ma vieni adesso, mamma mia. Ma stia bene, non stia bene questo proprio. Io sto male. Sto proprio male io. Paralisi che vanno. Paralisi che vengo, paralisi che vanno. Ma quello non capisce niente, ma figurati che addirittura lui mi ha detto che stavo bene, stavo. Sì, vado avanti. Mettetemi qualcosa sulle spalle, copritemi per favore. Ma se ne vanno tutti insieme. Ma dove sono capitato io? Ma avete già chiamato il prete? Ma no, Peppino, sono Tina! Ah, Tina! Sei venuta a vedere come muoio, brava! Ma cosa stai dicendo? Sono venuta in città a fare alcune spese! Ah, brava! Sei già fatta prete? Ma no! Ma guardami, io sono pelle e ossa, sono ridotto così, io stanotte ho avuto anche un delirio tremendo. Ma cos'è che hai avuto? E chi è che te l'ho mandato? Ma cos'hai capito? Tu sai che cos'è un delirio? No. No, e neanche io, però ho avuto il delirio, va bene. Ma che ora è? Mezzogiorno e 10? No, mezzogiorno e 20. No, il tuo orologio va male. No, il mio orologio va benissimo. No, ma va avanti. No, dovrò essere cronometro. Io... Sarà anche cronometro, ma se ti dico che va avanti perché va male... Capito, vale, no, ma mezzogiorno e 10, mezzogiorno e 20, uguale. Ma voi state scherzando? Ma voi pensate che sia niente 10 minuti per uno che deve morire ad un orario fisso? La Tina dov'è? In camera degli occhi, mi sta dormendo. Come dorme? Sì, papà, l'ho fatta coricare io, sai, mi ha detto che stanotte non ha chiuso l'occhio. Sì, sì, è vero. Tutta la notte sveglia, sì. E cos'è che avete fatto? Abbiamo fatto pace, era l'ultima notte, sì. Adesso capisco perché ti senti così debole stamattina. Mi ha detto che mi vuole bene, mi ha fatto tante promesse, sì, e soprattutto sì. mi ha assicurato che era sempre spento il lumino davanti ad Anna. Ma adesso è acceso. Come accetta? Chi è acceso? Io. Vai a spegnerlo. Assuntino, vai a spegnerlo, ti prego. Spegnilo. Portalo via. Ok. Hai capito, eh? Ah, adesso che va via mi sento proprio meglio, sì. Santa. E Arturo? Arturo? È tornato Arturo? No, non ancora. Speriamo che sei riuscito ad ottenere il posto che ho chiesto io, eh? Speriamo. Speriamo. Lo vedo! Guarda, Rigoletto! A me mi reggio che tu istante sia a me. Come faccio a vivere senza di te? Parti, non mi alleni! Oh, mi chiedo, mi devi rimanere in campagna!
le orecchie tutte bianche, il naso infrattuto. Ma perché spaventare? Chiamate un dottore? Sì, correte, correte, chiamate le luminarie. Le luminarie, i dottori, quelli bravi, no? No, ma quelli sono i luminari, non siamo più a Natale adesso. Fina, se permette vado un attimo di là a fare colazione, io sono in cura da stamattina. Questo è un tontolone. Sei rimasto tutto. Come stai? Tu? Ma guarda, vedi, mi alleno, sono un cadavere morto ormai. Ma mi sembra che manchi un miliardo di prima che arrivi l'una. Cosa ti ha risposto il commendato Sperani? Oh, sì, sì, è stato bravissimo. Ti ha ceduto molto volentieri il suo posto. Sì, sì. Ah, Nina, Nina, andiamo a segretaria. Oh, ehi, ciao, bene. Ciao, ehi, bravo. Ma sei detto, scusa, che il commendato mi ha detto, ma prego. Fatti accomodare il tuo posto padre! Ma davvero? Ma davvero? Il posto più panoramico di tutto il cimitero! Adesso io devo fare il discorso del moribondo! Che discorso? Non li avevi fatti bene! Bisogna farmi il discorso del moribondo, ci vuole, è essenziale! E poi tu, cosa vuoi sapere? Allora, cominciamo! Fate presto! Ma tu mi calmi! Mi pare molto fretta, Mario, qui! Chiudo quasi che... Allora... Non dire molto, però... Che posso fare? Figli miei! Piangete, no? Mi dovete accompagnare, non so, con qualche signorino, appena appena, ma non così! Figli miei! Voi non sapete che disgrazia sia la morte del capo di casa! Tempesta senza timone, come una bicicletta in discesa senza manubrio. Quando io sarò morto, tu governerai la nave e guiderai anche la bicicletta, va bene? Quanto tua madre la terrai sempre con te. No, se chiede denaro, rispondi più. Sono morto del tutto. Voi mi mettete sul letto, proprio disteso, con il vestito nero, la mia camicia bianca, e mi vedete i calzini di seta, si vede, e che cacchiato ancora. Un fazzoletto. No, non si sa mai un offendore. E poi chi altro ancora? Ah, le scarpe quelle di camicia nera. Non mi mettete gli stivaletti perché mi fanno male i cani tantissimo. Quanto un trasporto funebre, non badate a spese, anzi vi do io il percorso, uscite da casa, piazza Conciliazione, corso Italia, via Milano, 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 Terravilla, via Garibaldi, corso Italia tre volte. Mi raccomando. Venite a trovarmi tutti i giorni al cimitero e fate dire tante messe. Tante messe tutti i giorni, 3-4 al giorno, trovate un prete a spasso, fate un forfè. Dunque, che si dice? Quando manca Jack? Ma quanto ci manca altro? Quanto ci manca? Quanto? È meglio che non lo chiedi. Ma quanto? 10? E no. 8? E no. Che 4 o 3? 2, manca 2 minuti. Io non ci vedo più. Ah no, c'è Jack.
11:59. Attenti al segnale orario delle 13. Bene, adesso io non c'è più. Dalla adesso ci viene. Non c'è quarto! No, non c'è più, non c'è più. No, 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 fame. Fame, tanta fame io adesso, sì. Ma tanto, fame. Ma provo. Fino a 30! Tanta cosa! I secondi, i secondi! No. Non ci vedo, non c'è più! Però che fame, è un lamburino! Strano però! Però 10! 10! Ma 10 cosa? 6 cose! Ma ancora! Meno 5! Meno 4! Meno 3! Meno 2! Meno 1! Ok, 13! Pepino! Pepino! No, stai fermo un attimo, no! Un attimo di pazienza! E lasciami morire in pace una cosa volta te che malaglia! È morto.
sembra che siete in tanti, siete ancora... Ricominciamo da capo. Ah no, si può bene, noi speriamo di avervi fatto passare una serata piacevole. È un'iniziativa che abbiamo voluto promuovere. Siete? Il nostro grande Stefano. Ci tengo a ringraziare innanzitutto questa sera questa collaborazione che abbiamo voluto inaugurare con l'associazione Paio degli Zoccoli, a cui, alla quale va un grande applauso. Perché... possa essere stata utile allo scopo, ci siamo promessi di aiutare appunto la scuola dell'infanzia San Giuseppe. Poi sono tante chiaramente le persone che vanno ringraziate, a partire da Ornella, scene, padre, il nostro trasportatore preferito, tutti i nostri sponsor, i sostenitori, gli amici di Forolux, quindi Gigi in particolare, un amico che ci ha accompagnato, ma adesso è dimenticato di potersi fare, ma fine, lo perdoniamo, e tutti i maestri che avete alle spalle degli Zoccoli, tutte le persone che sono impegnate, non dimenticate la data del Paio degli Zoccoli, massimo 5 giugno. Ho superato l'esame! Sono più che adesso che ne sono fino alla fine, vedo anche il nostro sindaco, quindi... Renata, che dice... abbiamo scritto la storia della scuola materna, abbiamo fatto tanti lavori. Bene. Bene.
forse alla grande. E attenzione, sapete che non potete uscire se non lasciate un contributo, perché altrimenti stanotte mi risulta